abbiamo il lunario dell'imperatore. Era nell'amore universale anno 35. Che corrisponde all'anno 2025. Allora, vai imperatore, raccontaci i temi importanti che ti sei focalizzato appunto per il prossimo anno. Ah, qui il prossimo anno è semplice. Qui dove c'è questa foto, io questo. Che gli uomini e le donne sono la vera energia rinnovabile pulita. Quando gli uomini e le donne del mondo vogliono farti servire dalla macchina elettromeccanica che loro stessi hanno contribuito a costruirla, sarà la fine della loro esistenza, perché la macchina distruggerà l'esistenza dell'uomo e della donna, il che significa la fine della vita. La domanda che Dio pone è la seguente: volete voi, uomini e donne del mondo, rendervi responsabili di un tale cataclisma? Lo volete? Io non lo voglio. Io spero che la gente risponda come ho risposto io, eh? Vediamo chi fisca. Poi presento la nuova religione. Presentiamo la nuova religione. Qui, vai. Nel mondo c'è bisogno di una nuova religione che almeno protegga il pianeta, perché altrimenti l'umanità lo sta distruggendo. Perché è l'umanità che distrugge il pianeta alla fine, distruggendo poi se stessa. Concordo. La nuova religione dice che la vita è un ciclo di reincarnazione, passando attraverso tutte le forme di vita dell'ecosistema. La terra è la chiesa, gli alberi sono le torri e i campanili. I luoghi di culto sono la casa privata, la casa sociale, il circolo ricreativo e il rifugio nel bosco. Non si prega, ma con il lavoro si produce tutto quello che serve giornalmente per vivere un'esistenza serena e felice. Io direi che hai affrontato dei temi veramente toccanti e giusti. Quindi questo quando inizierai a distribuirlo, diciamo così? Sto già iniziando, la prima copia, la nuova tela. Ecco, allora io posso dire che sono fortunata perché la prima copia... me la dà. Poi dopo do tante altre spiegazioni, tra i quali questo, che il cambiamento parte da qui, ma se noi invertiamo la rotta oggi non si può pretendere di vedere il risultato domani mattina. Certo. Ecco, io per vedere questo bosco così oggi ho iniziato a raccogliere i semi nell'87, quindi sono passati ormai 37 anni ormai, la matematica purtroppo non è un'opinione. Ci vuole il suo tempo per fare le cose, ma bisogna anche volere farle. Beh, è chiaro, perché se le cose uno non le vuole fare, non le fa. Il male nel mondo ha radici molto antiche. Se tutti coloro che nei secoli hanno guidato l'umanità fossero stati dei bravi ed onesti condottieri, l'umanità oggi non avrebbe i problemi che ha. Quindi, a buon intenditor, poche parole. E quindi dico che dobbiamo cambiare mentalità e modo di vivere. E ci dovrà prendere un arco di tempo, perché tutto il risultato non lo possiamo vedere subito. Prendiamoci 11 lustri, 110 anni. Oggi vogliono fare il cappotto alle case vecchie esistenti nelle città, che non so poi come faranno a farlo. No? Io sono di un'altra opinione. Man mano che le vecchie infrastrutture hanno bisogno di forti investimenti per fare la manutenzione, devono essere demolite radicalmente, togliendo anche le fondamenta per bonificare l'area. E poi? E devono essere costruite sopra nuove fondamenta seguendo un piano regolatore imperiale. Che sarebbe? Che sarebbe il piano regolatore che propongo io. Naturalmente girando attorno il nuovo ambiente ristorativo denominato Osterino Teca Stuzzicheria, che è la casa sociale, ciclo ricreativo, ed è la nuova bussola. Ah. Quindi praticamente tutto gira attorno al cibo, però prodotto sé. Prodotto sanamente, prodotto diciamo personalmente dalle persone. Dalle persone. Ecco. Poi dopo cito un tema molto oggi molto interessante. Uomini e donne in carriera. La gente può fare carriera, uomini, certo, e donne. Certo. Ma dico questo, perché la carriera più bella che sia l'uomo che la donna possono aspirare è una carriera di vita, è parte dalla nascita. 0-25 anni, figlio e figlia. Ok. 26-50 anni, padre e madre.
51-75 anni, nonno e nonna, una volta raggiunto questo traguardo, possono sentirsi più che soddisfatti e sono liberi di fare quello che vogliono. È vero. E poi la vita soprattutto è fatta di faccende quotidiane. Le faccende quotidiane. Non è fatta di grandi eventi. È vero. Quindi, come avere anche un orto, un bosco, curare la natura. Avere una casa, avere un orto, avere un bosco, avere un giardino. Avere al mattino per piacere qualcosa da fare. Per iniziare a finanziare il rimboschimento, la creazione degli alberi, io penso che sarebbe giusto smettere di pagare i calciatori. I calciatori? Perché lo sport, il calcio è uno sport, e lo sport è divertimento. Uno lo deve fare per divertimento. Certo. Non esiste lo sport di professione. Uno per vivere va a fare un altro lavoro. Posso sempre andare a fare i boscaioli se ne sono capaci. E la domenica vanno a giocare a calcio. Quindi i boscaioli come lavoro per essere pagati e i calciatori per divertimento senza paga. Senza paga, perché io concordo. Il divertimento non può essere pagato. Non può essere pagato. E la gente oggi è molto presa dal calcio, hanno il calcio in testa. E quando una persona ha in testa una cosa non ha il tempo materiale per pensare ad altre cose. Sei convinto o no? Sì. Ora, fino agli anni 70 si giocava solo la domenica. È vero. La gente appassionata di calcio aveva la mente impegnata nel calcio dal venerdì pomeriggio che giocava la schedina, il sabato, la domenica e il lunedì mattina. Aveva la mente libera lunedì pomeriggio, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina. E questo evidentemente non poteva andare bene per certa gente. Gli hanno messo la partita di mercoledì sera nel 75 e così li hanno impegnati tutta la settimana. Adesso addirittura ce ne sono 2-3 ogni sera. Con i soldi che prende un calciatore oggi di boscaioli ne pagheremmo. È vero, e avremmo degli alberi così e delle aree verdi. Delle aree verdi così. Su questo bisognerebbe pensarci, la gente farebbe bene a soffermarsi un pochettino e pensarci molto. Ok, allora il lunario vi aspetta con l'imperatore che ve lo porterà e lo consegnerà nelle città, Forlì, Bagno di Romagna, Cesena, Rimini. Lui prende la mattina, va in giro per distribuire il mio lunario. Il suo lunario. Ok, saluta a tutti. Ciao a tutti e cercate di pensare a quello che ho detto. Ciao! Grazie.